Impennata di casi Covid in Lombardia, in un mese in regione il tasso di positività è passato dal 7,9% del 1 giugno al 25,1% di ieri. L'incidenza ogni 100.000 abitanti, sebbene minore rispetto alla media italiana, da 155,6 è passata a 690,7. A confermare la risalita dei casi anche in provincia di Como è il report dell'ATS Insubria. Non sono preoccupato, ha detto il governatore Attilio Fontana, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando. Nessun allarme, ma attenzione alta. Un monito con cui il presidente lombardo intende soprattutto invitare i cittadini a non abbandonare le mascherine e le precauzioni, soprattutto nei luoghi affollati. L'andamento dei contagi sul territorio di ATS Insubria purtroppo conferma un incremento della diffusione del virus negli ultimi giorni, hanno spiegato dalla direzione dell'Agenzia di Tutela della Salute. Probabilmente a causa del diffondersi di nuove varianti e la minore attenzione generalizzata alle principali misure di prevenzione dal contagio. La circolazione virale ha effetti anche sugli ospedali, ma al momento la situazione è sotto controllo. Sono 3.579 per la precisione i casi registrati nel Comasco nella settimana dal 25 giugno al 1 luglio, secondo il report dell'ATS Insubria. Il picco di contagi non tiene inoltre conto del Covid sommerso. La stessa ATS riconosce che è in aumento la pratica dei tamponi fai da te, con notifica limitata dei test positivi. La fascia d'età più colpita nel Comasco è quella tra i 25 e i 49 anni, con oltre 3.500 casi, poco più di 2.300 contagi registrati nella fascia 50-64 anni. Gli ospedali fino ad oggi stanno reggendo la nuova ondata di Covid e in terapia intensiva l'occupazione è stabile all'1,3%. In Italia però, con la fine dello stato di emergenza, alcuni presidi sono spariti, un esempio le unità speciali di continuità assistenziale create a marzo del 2020 per fronteggiare la crisi pandemica e fornire assistenza sanitaria alternativa al pronto soccorso. Oggi, per sopperire a questa mancanza, interverrà sia la squadra di Areu a domicilio, la regione ne ha prorogato l'attività, sia le guardie mediche che si sono rese disponibili ad offrire il servizio.